Ragazze, bentornate sul canale. Oggi un haul un po' stupidino, perché non è che abbia comprato chissà cosa, ma per la prima volta sono stata da Primark e dopo anni passati a vedere haul di Primark finalmente posso fare anche il mio. Vi dico che appunto non vedrete chissà cosa di valore o di fatture meravigliose, sono un po' delle sciocchezzuole, ma dati i prezzi e la frenesia di entrare per la mia volta in un Primark, ho acquistato qualcosina. Ho speso meno di 30 euro, ho tolto delle cose che avevo preso per Alberto, quindi cose un po' maschili che non erano abbastanza cute da rientrare in questo haul. E vi faccio vedere cosa ho preso, perché la prima volta che si entra lì dentro, almeno io ci ho passato 2 ore come mamma, e a un certo punto l'ho guardata e le ho detto: io non sto più capendo niente, perché ci sono tantissime cose, a partire dall'abbigliamento, le scarpe, cioè fatevi venire una cosa in mente, c'è. E quindi vi faccio vedere cosa ho preso io, appunto per magari darvi delle dritte su cosa concentrarvi di più piuttosto che non guardare per niente. Io ho skippato, per me, parlo nel reparto ovviamente donna, tutti i vestiti. L'abbigliamento l'ho proprio skippato perché comunque ci tornerò e non ero predisposta per acquistare vestiti. Devo dire che alcuni hanno anche una buona fattura, soprattutto degli abitini, avevano dei bei tessuti, altri sono estremamente sintetici, quindi anche lì insomma c'è un po' da spulciare, ma hanno veramente di tutto. Poi hanno un reparto casa meraviglioso e reparto beauty nel senso, almeno nel Primark dove sono andata a Verona, in quello che c'è nel centro commerciale di Igeo. Io cercavo in realtà la linea di make up di questa qua, adesso vi dico come si chiama, ecco che c'ha questo cognome tedesco impronunciabile, Alessandra Steiner, che ha praticamente fatto una linea di skincare di cui parlano tutti benissimo, in collaborazione con Primark, e io volevo prendere tutto, però non c'era in quel Primark, quindi niente, sono rimasta un po' fregata. Però ho preso delle altre cosine e adesso vi faccio vedere. Allora, prima cosa che ho preso è questa cosa, ovvero il porta dischetti, il porta dispenser per i dischetti di cotone, che costa 2,50 euro, e i dischetti di cotone che costano 75 centesimi. Io utilizzo i dischetti di cotone riutilizzabile, però quando appunto ho quelli a lavare e non ne ho di scorta nessuno, uso questi. Però a parte questo, da tenere in bagno lo trovo veramente veramente carino. Dopo vi faccio vedere nella foto come viene. Quindi praticamente 3 euro vi porterà per quello. Poi ho preso, sempre per quanto riguarda il beauty, questi qui a 3 euro, che sono 3 makeup cleanser mitts. Praticamente sono dei pannetti, sono 3 in ogni confezione, per appunto detergere il viso, rimuovere le maschere. Hanno una doppia faccia, quindi da una parte avete questa tipo mussola, dall'altra parte invece sono a nido, vabbè. E sono appunto, c'è scritto che basta bagnarli per rimuovere tutto il trucco, vedremo. Comunque ce ne sono 3 in ogni confezione, costano 3 euro, si poteva provare. Altra cosa che ho preso, che riguarda sempre l'aspetto un po' beauty, un po' pulizia, eccetera, è questo Makeup Brush Cleaning Mitt a 1,50 euro. È praticamente, adesso lo apriamo, completamente rotto, questo cosino da inserire nelle dita e da utilizzare sotto l'acqua quando si lavano i pennelli. Lo volevo provare da un sacco di tempo, per 1,50 euro vale la pena prenderlo per provare se veramente aiuta a pulire i pennelli più velocemente o no. Poi ho preso questi che venivano sempre a 1,50 euro, che sono praticamente, adesso vi dico come si chiamano,
sono delle solette per le punte da utilizzare nelle scarpe a punta, di solito le décolleté o comunque le scarpe col tacco. Praticamente si inseriscono nella punta della scarpa e qui vanno le vostre dita, in modo da non scivolare troppo avanti o da non stringere troppo le dita. Ho detto vabbè, le provo, perché si sa mai, magari faranno meno male le scarpe, chissà. Poi 2 euro cuffietta per la doccia. Mia mamma ne ha prese, voleva prendersene una che era completamente pagliettata, non l'ha presa alla fine perché no mamma, no, ti prego. Però io ho preso questa. Allora, all'interno sono rivestite, sono in, non è microfibra, che cos'è? Sì, una cosa sintetica, perché c'è scritto keep away from fire, ma è poliestere, ecco, 100% poliestere, e fuori appunto da utilizzare in doccia hanno la plastica, e questa è la stampa con i cuoricini, ma ce n'erano tantissime, ce n'era una fatta maialino, c'era qua neri, ma ce n'erano tantissime, adesso non me le ricordo neanche più. Queste sono comode quando magari faccio il bagno e non lavo i capelli, allora la metto su. Lo troviamo l'utilità per tutte queste cose, la troviamo. Poi ho preso, no, questo è bello, lo tengo per dopo. Allora, di skincare ho preso queste salviettine struccanti, sono le H2O HH Micellar Wipes, sono praticamente, vengono vendute nel pack a due, una ce l'ha mia mamma e una io l'ho rubata e non so neanche se ne sia già accorta, ma le tengo qui nella postazione trucco per pulirmi le mani, pulire i prodotti, insomma, non per struccare, perché io sono un po' restia alle salviette struccanti di questo genere, però da appunto pulirmi le mani eccetera quando faccio gli swatch. E poi potevo non prendere dei patch contorno occhi? No. Questi costano 1,50 euro, le salviette non lo so, ma saranno 2 euro più o meno. I patch si chiamano Soothing Eye Patch alla vitamina E. Praticamente sono made in Corea e servono a rendere la zona del contorno occhi più elastica. Ci sono 15 trattamenti dentro, quindi per 1,50 euro avete 15-30 cerotti, quindi 15 applicazioni. Non li ho ancora provati, li proveremo e vi farò sapere. Poi ho preso a 1 euro le infradito, queste qua, le classiche, le infradito, proprio queste di gomma, comodissime per quando andate alle terme, per quando andate in piscina, insomma, sono sempre comodi da tenere e io le ho sempre, avevo distrutto le altre, ma di solito anche se vado alle terme tendo a portarmi le mie infradito. E poi, allora, reparto bijou avevano la qualunque, ci sono rimasta talmente male che di tutte le cose con le iniziali non avevano la F, niente aveva la F, c'erano le collane con l'iniziale, quella un po' stile Celine, per farvi capire, quindi l'iniziale grande dorata, non c'era la F, non c'era, ho chiesto anche alle ragazze che lavorano lì, niente, non c'era, c'erano altre iniziali, c'erano altre collanine con le iniziali, con il tondino e l'iniziale dentro, anche lì non c'era la F. Poi c'era la versione portachiavi, indovinate, anche lì non c'era la F, non so, Verona sono tutte F. E quindi niente, non ho preso nulla, anche perché poi c'ero rimasta male, ma ho preso la collana Horoscope Charm, che è questa collanina con il segno, ovviamente il mio segno zodiacale della Vergine nella medaglietta, e poi il simbolino della Vergine fatto proprio a statuina, e questa viene 3 euro. Comunque tutte le cose di collane, bijou, bla bla bla, venivano sempre 3 euro più o meno. Poi non ho voluto prendere orecchini, varie cosine, perché non mi serviva niente sinceramente, quindi non, poi ero confusa, poi in quel reparto avevo subito già questo trauma della F mancante, quindi alla fine non ho preso nient'altro, ma tanto ci devo tornare il prossimo mese, quindi ci rivado. L'ultimo pezzo forte, quello anche che costa di più di tutte queste cose e costa 8 euro, è un beauty, reparto beauty, preparatevi, pochette beauty di tutti i tipi, di tutti i colori, ve lo faccio vedere, tanto lo apro, è
questo qui, con la scritta love, con le strisce, quindi a righe, e dall'altra parte bianco, ma si apre così e avete tre scomparti. Quindi questo è perfetto per viaggiare, per il weekend, per una settimana di vacanza. Cioè, ho già pensato tutto: makeup, scusate, pennelli da makeup, skincare e trucco. Oppure, se porto pochi trucchi, trucchi e pennelli qui, prodotti capelli e body care e makeup per il viso. Sono super entusiasta di questo beauty. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Togliamo tutta questa cartaccia. C'era anche in altre fantasie, c'era anche completamente trasparente, però questa era quella secondo me più carina, vedete? E alla fine poi lo richiudete e quindi ha la misura di un beauty normale. Bene, questo mini 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 haul ve lo carico subito perché dovevo girarlo per mettere in uso tutte queste cosine. E niente, spero di esservi stata utile, e quindi andate con delle idee ben chiare, con tanto tempo a disposizione, se è la prima volta che ci andate in un Primark, non andate lì per fare un giretto perché non uscite vive. E purtroppo sul sito italiano, almeno sul sito che ho cercato io, non ci sono tutti i prodotti, altrimenti io sarei andata lì con la mia wishlist e sarei andata a colpo sicuro, ma in realtà no. Non c'era, quindi niente, mi sono fiondata in questo magico mondo. Spero di avervi tenuto compagnia, insomma non vi ho fatto vedere niente di che, ma era giusto per farvi un salutino. Al prossimo video!